Domenica di Halloween che vede in campo a Vasso Marina la Bacigalupo ed il Penne, società che puntano ad una salvezza importante nel campionato di eccellenza. Uomini di Borrelli relativamente tranquilli a quota 10 punti, mentre i Vessini di Mister Aielli sono in quella che sarebbe, a fine stagione, una posizione da play-out a quota 7 punti. Pronti via, la prima occasione della partita è al terzo minuto ed è a favore della Bacigalupo, con un colpo di testa di Devizia che viene ben parato dal portiere ospite D'Amico. Intorno al 18esimo, clamorosa occasione per il Penne, che con Cutilli si divora il vantaggio davanti a Gerbic. Risultato che resta dunque sullo 0-0. È soltanto rimandato però il vantaggio ospite che arriva con il bel tiro dall'angolo sinistro di Fazio che si insacca alle spalle del portiere Gerbic e porta in vantaggio il Penne sul campo della Bacigalupo. 0-1 al 21esimo. La reazione della Bacigalupo non si fa attendere. Al 34esimo Bacigalupo vicinissima al pareggio con il pallone messo in mezzo da calcio piazzato di Avvantaggiato. Fieroni sfiora in girata e la deviazione subito successiva di un difensore del Penne sfiora l'autogol. Ancora pericolosissimo il Penne al 37esimo quando Cacciatore va ad assistere ancora una volta Di Fazio che conclude e sfiora il palo colpito in occasione dell'1-0. Si rende pericolosa al 38esimo ancora la Bacigalupo con una discesa importante sull'out di destra da parte di La Riviera sul suo pallone messo in mezzo. C'è l'autorete sfiorata ancora una volta dal Penne. 40esimo e la Bacigalupo sfiora ancora una volta il gol dell'1-1 con prima una grande parata di D'Amico sugli sviluppi di un corner, poi c'è una traversa colpita sul controcross e le vibranti proteste dei padroni di casa per un presunto calcio di rigore. Il pareggio dei padroni di casa è nell'aria ed arriva al 18esimo minuto quando su un intervento di Daddazio il signor Carluccio di L'Aquila fischia il calcio di rigore per la Bacigalupo, sul dischetto va Fieroni che realizza l'1-1 e rimette in equilibrio il match. Gli uomini di Mister Borrelli passano in vantaggio con un bel sinistro al volo di Fieroni che va a firmare la sua doppietta ed a portare la Bacigalupo avanti sul Penne per 2-1. Ancora un'occasione per la Bacigalupo al 43esimo, il portiere del Penne D'Amico vola e compie un vero e proprio miracolo sulla bella conclusione di Pizzi. Cacciatore al 45esimo viene espulso con un rosso diretto da parte del signor Carluccio di L'Aquila per proteste e lascia il Penne addirittura 9 uomini. Assalto finale del Penne che non produce risultati e dopo 6 minuti di recupero da Vasso Marina è davvero tutto. I padroni di casa della Bacigalupo vincono in rimonta un importantissimo scontro salvezza per 2-1 e si proiettano a quota 13 punti.